Che c'è scritto là sopra? Non fateci scomparire. È quello che temete? È quello che temiamo. Il lavoro non è un gioco. Si sono ritrovati in piazza gli addetti di bingo, slot e sale scommesse. La chiusura per via della pandemia supera ormai i 200 giorni e sono a rischio 150.000 posti di lavoro. Oltre i numeri ci sono operai, impiegati, personale di sala, tecnici specializzati. Noi vogliamo vivere e vivere dignitosamente dello stipendio che guadagniamo. Noi lavoriamo in una sala bingo a Napoli, cioè noi lavoriamo per le nostre famiglie, per mantenere le nostre famiglie. Qua stiamo parlando di gioco legale, stiamo parlando di scommesse clandestine. Okay. Con una cosa in più, che l'erario ci guadagna sulle sale, ma su tutto il gioco, non solo sulla sala. Cioè, parliamo di un introito all'erario di circa 13 miliardi di euro. Cioè, non parliamo di bazzecole. Che differenza c'è se vado al ristorante e mi siedo, ho le mascherine, igienizziamo i tavoli, igienizziamo tutto, abbiamo tutto, abbiamo tutta la sicurezza. Perché dobbiamo rimanere chiusi? Sono arrivati chiedendoselo da un capo all'altro della penisola, dalla Sicilia fin su al nord. Da Udine arrivate? Il problema è che la cassa integrazione arriva quando arriva, con 500 euro al mese. Io sono una mamma, sono 60, ho 60 anni, ho due figli da mantenere. Lavoro da impiegata in una sala bingo. È da 8 mesi che non so come fare. Ce la famo proprio, arriva proprio a fine mese, non ce la famo proprio. Chi c'ha i finanziamenti, chi c'ha le rate, quello. A me mi stanno a martorizzare, a me mi stanno a chiamare a continuazione perché non ce la faccio con quei pochi soldi. Mamma!